Buon pomeriggio, eccomi qua. Benvenuti amici di Instagram e benvenuti amici di Facebook. Sono le 16:30, spaccate, non so voi. E noi, cioè io sono in diretta. Sono da sola anche oggi perché Sofia un po' gioca con le amiche, mi ha abbandonato un pochino, un po' è dietro le quinte, ma vi saluta tutti come sempre. Allora, aspettiamo che si collegano tutti i nostri amici. Benvenuta Caterina, salutiamo Caterina su Instagram. E poi io volevo salutare tutti voi con il cuore intanto, vi ringrazio. Ciao Rosy, benvenuti. Allora, volevo salutare nonna Anita, prima di iniziare a cucinare. Nonna Anita, grazie perché ci segui sempre incessantemente con Daniela da Cagliari. Nonna Anita, un bacione e un abbraccio. Mua! Ti vogliamo bene io e Sofia, grazie di cuore. Allora, benvenuti, benvenuti a tutti. Io poi vi leggo tutti, eh. Allora, Isabella, Rosy, Giovanna, Teresa, Claudia, Carmela. Carmela, Miki, Stefania, Grazia, ciao Grazia, Maria e nonna, nonna Erminia. Nonna, la Sofia oggi non c'è, è con le amichette, però va bene così, è giusto, è una bambina, deve giocare. Allora, benvenuti amici. Allora, dopo aver salutato tutti voi, io poi vi leggo con calma, e abbiamo salutato nonna Anita, grazie Daniela, un bacio a tutte e due da Cagliari, io oggi volevo presentarvi un piatto un po' con i sapori estivi. Allora, guardate un po' cosa voglio qui. Cipolla di Tropea, zucchine, pomodori e speck a listarelle. Volevo darvi un'idea per un piatto. Noi lo mangeremo questa sera a cena, però è un piatto gustoso che unisce questi ingredienti estivi perché la zucchina è estiva. Ciao Eli, ciao Rita. Quindi, però c'è una sorpresa perché io poi devo fare le cose per bene. Qui sotto io ho impastato mezz'ora fa l'impasto di semola di grano duro, acqua e un po' di sale per fare le trofie. Volevo fare con voi le trofie in diretta. Quindi, se voi vi va, io inizierei con il sugo, poi ci stendiamo la pasta. Intanto io ogni tanto vi leggo, ma da sola è un po' difficile, mi scuso, ma poi vi leggo tutti, tranquilli. Allora, io vado a tagliare la cipolla di Tropea. Ora anche qui in Umbria arrivano le cipolline buone di Tropea e io le compro sempre perché mi piacciono tanto. Faccio anche un po' di concorrenza alla cipolla di Cannara, perché a Cannara c'è anche la cipolla di Cannara, però compro entrambe perché mi piacciono. Poi c'è la cipolla di Colfiorito. Ragazzi, siamo in Umbria. E allora io di solito quando vado al mare con la mia famiglia passo per Colfiorito per andare nelle Marche. Ciao amici delle Marche, compro le patate di Colfiorito e le cipolle. Cioè, io quando torno a casa porto sempre da mangiare, cioè non c'è verso proprio. Faccio sempre la spesa. Sì, perché come sapete a me piace assaggiare i prodotti tipici delle zone. E allora, ops, aiutiamo i nostri amici, compriamo italiano. Ecco, allora, salutiamo tutti, eh! Ciao, ciao nonna Anita! Un bacione grande, grande nonna Anita! Grazie Daniela, grazie per seguirci da Cagliari, la bella Sardegna. Grazie. Nonna Anita, ti vogliamo bene. Saluti anche da Sofia. Allora, questo piatto è buonissimo, io lo faccio spesso. Allora, questa qui la conservo per qualcos'altro. Allora, qui ho messo nella padella un po' di olio extravergine di oliva. E ci voglio mettere la cipollina dentro perché andiamo a soffriggere. Così. Fatelo anche voi e fatemi sapere perché è buonissimo. Poi ho comprato dei pomodori piccadilli che sono saporitissimi. Li ho mangiati oggi a pranzo sulla biscottella. Le biscottelle che faccio io adesso piango con la cipolla, non ci fate caso, ma sono lacrime di gioia. Allora, ho comprato questi pomodori. Scusate, arrivo, mi devo lavare le mani. Sono saporitissimi, io proprio, guardate, sono rimasta. No, mettiamolo di qua. Con questo gas, ragazzi. Ah, allora, ora tagliamo anche le zucchine, le zucchinette.
buone buone. Come le vogliamo tagliare? A rondelli o a spicchi? Dai, tagliamole così, a metà. E quindi voi fate soffriggere un po' la cipolla, poi ci mettete le zucchine. Salutiamo tutti, io vi voglio salutare tutti. Adesso, allora, su, ce la posso fare. Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti. Allora, zucchinette buone buone. L'avete mai fatto questo piatto? Trofie, zucchine, cipolla e pomodori? Buonissimo. E speck? C'ho lo speck qui, Noi uniamo tutta l'Italia, tutti i sapori dell'Italia, dal Trentino con i sapori mediterranei poi del meridione. Ecco qua. Com'è da voi il tempo oggi? Oggi qui un po' è soleggiato, un po' è nuvoloso, ma si aggiusterà questo tempo, ma chissà, non lo so. Non lo so come andremo a finire. Prima o poi l'estate arriverà. Io non amo molto il caldo, però diciamo che l'estate mi piace. Casomai sarò davanti al ventilatore, però l'estate è bella, è bellissima. Allora, mettiamone due, va? Proviamo a fare così. Ecco, queste le sto a tagliare un po' più doppie, ma va bene. La cipollina come va qui? Bene, bene. Poi, queste trofiette, allora, se voi avete il tarocco, questo qui per impastare, buon pomeriggio amici. Allora, faremo queste trofiette, poi vi dirò come fare. Allora, le ho già proposte una volta, però le ripropongo perché è giusto e ci dobbiamo rinfrescare la memoria, no? E quindi dobbiamo ripetere le ricette per chi se le fosse perse. Allora, io direi che questo qui lo possiamo buttare. Però prima di mettere la zucchina, io metterei lo speck. Perché metterei lo speck? Perché lo speck è saporito, quindi con la cipollina sprigiona un sapore eccezionale. Quindi mettiamo prima lo speck, facciamo imbiondire la cipolla di Tropea, che sta andando, Poi caliamo lo speck, poi le zucchine e alla fine i pomodorini. Ok? Allora, questa qui era un po' appassita, ma non ci spaventa perché la utilizziamo, è buona. Si era un po' appassita lei. Allora, così. Che fame già. Io a quest'ora poi il caffè l'ho preso. Voi l'avete preso il caffè? Salutiamo tutti. Benvenuti amici. Allora, stiamo facendo un piatto estivo buonissimo, perché i sapori estivi ci sono tutti. Questa la lascio perché sennò dopo sono troppi. Allora, le trofie fatte in casa, che adesso le andremo a fare, con un sughetto di speck, cipolla, zucchine e pomodori. Cioè, cos'altro vogliamo di più? Allora, io calo anche lo speck. E voilà. Faccio soffriggere nell'olio lo speck e la cipolla. Tra un pochino andrò ad aggiungere anche le mie zucchine. Ok? Cari amici, benvenuti. Che poi questo piatto, io lo faccio spesso, può essere mangiato anche freddo. Non abbiate paura perché è buonissimo. Allora, Anna, qui a Taranto oggi piove? Una giornata che piove. Grazia. Grazia lo fai, vedi, con gli spaghetti, l'aglio, pomodorini, zucchine alla julienne, basilico. Bravissima, è vero, il basilico no, ce lo metterò alla fine, grazie. Grazie del consiglio, grazie, grazie del consiglio. Ecco qua. Sta andando bene, vi faccio vedere. Eccolo in diretta. Facciamo soffriggere bene. Ah, solo poca piove, Gina? Ecco, qui, allora, io ho visto le previsioni, verso le 19 verrà a piovere anche in Umbria. Però, pazienza. Allora, perché non ti compri un fornetto? Hai ragione, ma io adesso mi organizzo piano piano. Hai ragione. Io
prendo i consigli da voi, voi consigliatemi. Ma sì, la nostra cucina è così, un po' alla portata, così non siamo grandi, voglio dire, una cosa, una mezz'oretta giusto per stare insieme con voi, non mi sono attrezzata poi così tanto, voglio dire. Allora, i pomodorini li metterò tra un po', cioè dopo le zucchine. Adesso io però vi volevo far vedere la cipollina qua, come si fanno le trofiette. Allora, io intanto stendo l'impasto e vi dico come l'ho fatto. Allora, ho messo 200 g di tutta semola rimacinata di grano duro, 100 ml di acqua e un pizzico di sale, stop, basta così. Però voi potete farle anche all'uovo, la pasta all'uovo, le trofie all'uovo. Io perché adesso volevo farle acqua e farina, però siete liberi di farle anche all'uovo. Un pasto più saporito. Allora, cuciniamo, Luigi benvenuto, cuciniamo le trofie con zucchine, speck, cipolla e pomodorini. E le trofie adesso le faremo. Allora, buona questa ricetta, Carolina, sono contenta, sono contenta. Allora, adesso imparerete anche a fare le trofie, ma voi già siete bravi a fare tutto. Però ci rinfreschiamo la memoria, io le ho già proposte una volta, però le rifacciamo, che problema c'è? Poi ci piace stare in cucina, ci piace cucinare, allora si vede, sì. Allora, io ho qui il mio tarocchino, questo qui per gli impasti, perché mi trovo bene. Allora, mi taglio, guardate, tante striscioline così e vi faccio vedere due diversi metodi di preparazione. Poi, quello che per voi è più semplice fate, perché non è per tutti uguale, nel senso se uno si trova meglio in un altro modo, non è una colpa, Allora, alcuni fanno così, prendono e fanno così e poi spezzano. Aspettate, che adesso mi cade così e spezzano, così e spezzano. Io però ho acquisito un altro metodo. Allora, metto la striscia così davanti a me, si vede amici, Poi passo questo qui, faccio così e mi viene lo strozzaprete o la trofia, ecco un po' come la volete chiamare voi. Eccola qua, no? Ne facciamo un altro? Vedete? Aspetta, questo qui è venuto meglio. O come quando diceva Sofia era piccolina, più meglio mi diceva. Allora, vedete che carino? Allora, guardate, ve lo faccio rivedere. Allora, lo arrotondiamo giusto poco, però devo stare attenta qui. È ora di mettere le zucchine, di aggiungere le zucchine. Allora, cipolla, speck, poi zucchine. Le facciamo andare e saliamo, così la zucchina rilascia un po' della sua acqua col sale, giusto? Un po' di sale, un altro pochino. E voilà! Vi faccio vedere, vedete? Prima la cipolla, ripetiamo, poi lo speck, poi la zucchina e alla fine i pomodori. Saliamo quando c'è la zucchina, così è più saporita. Allora, riguardate, guardate un po' com'è semplice, tarocchino. E facciamo così. Tac. Eccolo! Semplicissimo, no? È semplice. Poi piano piano, un po' di manualità, un po' di dimestichezza, ma tutto avviene. Sì, forse è meglio partire da sotto, Vedete? Io parto da sotto, meglio. Questo però è troppo lungo, no. Allora, parto da sotto, guardate. Si vede? Così. E voilà. Sembra un orecchino, come i fusilli che c'avevo l'altro giorno. Scherzo, scherzo. Ecco qua. Questi qui, siccome è pasta fresca, io la farò subito, non li farò seccare. Una cosa importante che mi sento di dirvi è questa. Quando fate la pasta, nello stesso giorno in cui la vorrete poi cuocere, quando verrà a galla sarà pronta, cuocerà subito. Mentre se io voglio fare la pasta per domani, quella si secca, allora che cosa facciamo? Deve cuocere un po' di più, dobbiamo avere un po' di più di pazienza, no? Perché una volta secca è come la pasta quella che acquistiamo, no?
deve stare un po' di più, anche 5, 7 minuti, ma anche 10. Va bene? Tutti baci, tutti cuori. Lo so che manca Sofia, ma purtroppo non si può costringere. È una bambina che ha i suoi spazi e quindi la lascio... Però vi saluta, Vi saluta. La lascio giocare con le amichette un pochino. Allora, poi, ne facciamo un altro? Allora, parto da sotto. Voilà. Mettiamo qui. Ne facciamo un altro ancora. Poi, amici, dopo vi leggo tutti, Sì, sì, sto attenta al fornello, hai ragione. Sì, ogni tanto giro, grazie, grazie, Devono un po' tostare, un po' rosolare le zucchine. Ecco qua. Se no faccio quando devo fare il dolce che non accendo il forno, è un classico proprio. Con la diretta è tutto di fretta, allora mi dimentico le cose. Allora, questo qui lo ripasso un attimo perché non mi era piaciuto tanto. Preferisco questo metodo perché mi vengono più intrecciati. Allora, vi faccio vedere di nuovo l'altro metodo, amici. Allora, ci sono due metodi, ma forse ce ne saranno altri. Ecco. Per fare le trofie. Io però conosco questi due metodi. Allora, fanno così. Però non mi viene il riccio di come quando lo faccio col tarocco. Quindi mi piace questo metodo del tarocco. Così. Vedete, si attorciglia. Mi piace di più. Ecco perché utilizzo questo metodo qui. Allora, Sofia... Grazie, subito in TV, grazie. Allora, Sofia è con le amichette. E allora non l'ho costretta a venire in diretta, perché comunque è una bambina, però vi saluta tutti, vi saluta. Ieri sera poi ha voluto fare una storia con me, se l'avete vista la storia. Allora, ciao Flora, dimmi. Buon pomeriggio. Ah, grazie, grazie di cuore, siete molto gentili, siete molto gentili. Allora, così, vedete com'è carino questo metodo? Perché fate in fretta? Io giro un po' e voilà. Allora, adesso mi sa che è ora di aggiungere i pomodorini. Mi sa di sì, ragazzi, guardate, Aiuto! Ecco qua, mi sa che è ora di aggiungere i pomodorini, perché la zucchina ha rosolato bene. Io li ho tagliati solo a metà, però potete farli anche in quattro, ok? Mettiamo sul fornello di nuovo, amalgamiamo. Allora, adesso vi dico una cosa. Qui ci starebbe bene anche la panna, però non vorrei coprire tutti i sapori, perciò non la metto. Però per fare un sughetto proprio, ci starebbe bene la panna. Io ve l'ho detto, poi fate voi, se vi va. Io non ce la metto però, la panna. Ecco qua. Poi un giorno voglio fare... la boscaiola. Voi avete qualche ricetta per la boscaiola? Io adoro i funghi, no? E c'era una mia amica che faceva la boscaiola, la pasta alla boscaiola, e ci metteva la panna. Ma come la sa fa lei la boscaiola? Io non l'ho mai mangiata. E la voglio rifare come la faceva lei. Poi se voi avete qualche ricetta suggerite, perché io poi sono aperta anche a nuove ricette, non è che so fare tutto io. No, assolutamente. Anzi, grazie perché vi siete iscritti molti sul gruppo di Tina in Cucina, perché lì è una community per appunto aiutarci, fornire ricette, condividerle se vi va, e quindi ci piace aiutarci, no? Questa idea è nata anche per questo, per darci una mano, dei consigli, e quindi siete tutti benvenuti. E vi ricordo anche che sono su YouTube, Tina Pigna, in cui troverete tutte le ricette salvate. Ho sbagliato, di qua. Tutte le ricette salvate, tutte le dirette, scusate. E poi il sito www.tinaincucina.it. Ho messo anche la ricetta di ieri, quindi andate a salvare le ricette. Allora, ok, Anna, non ti preoccupare, ci rivedremo quando avrai finito di lavorare. Allora, Luigi, io trasmetto da Bastia Umbra, nella bellissima Bastia Umbra, in Umbria, provincia di Perugia. Ecco qua. Che carino.
carine queste trofie, io quando le faccio sono felicissima, a parte perché a me piacciono questi lavoretti manuali, no? E quindi mi rilassa anche d'inverno, il sabato sera mi siedo e mi metto a fare la pasta fresca, gnocchi. Non c'è cosa più bella di fare la pasta in casa. Ecco qua, vedete? Poi questa sera seguitemi anche sulle stories, siamo su Instagram come chiocciola pignatina. E poi Tina in Cucina, la pagina di cucina Facebook. E sulle storie vi posterò anche il piatto finito. Eh sì, così vedrete come verrà il piatto. Vediamo un po' come va. Benissimo! Adesso il pomodoro deve lasciare tutta la sua... si deve appassire anche lui, così sarà morbido. Lo speck arrosolato, che è una magia. E quindi io continuo con le mie trofie. Queste qui poi non serve neanche la farina, vedete? Fino a questa sera alle 19.30, così 19.30, cuocerò la pasta per la cena. E vi farò vedere che è molto semplice, quindi seguitemi sulle stories, sulle Instagram stories. Allora, giusto, sì, Sofia. Poi con Sofia, se non piove, ma io credo di farcela, dobbiamo andare a gonfiare le ruote della bici, perché vogliamo andare in bici. È un anno che non la prendiamo, voi capite. Vogliamo andare in bici, quindi prenderemo le bici e le andremo a gonfiare, perché non mi trovo la pompa per gonfiare la bici, dai, è un classico. In garage, bene, pazienza, pazienza. Quindi anche lei vuole giocare all'aperto, no? E poi fa bene anche a me, perché mangio e se pedalo dimagrisco. Allora, mandaci un bel piatto di tofu. Ma certo, lo farei molto volentieri, Flora, guarda, se si potesse. Ma io lo dico sempre, siamo in un'era dove la tecnologia è molto avanzata, fanno le app per le stupidaggini. Vabbè, io sto zitta perché sono contraria alla nuova app che è uscita, va bene, sto zitta, se no poi faccio una polemica. Però, se ci fosse un'app che facesse sentire i profumi di cucina, anche dalla TV, no? Quando uno cucina, sarebbe mitico. Perché anche da lontano si potrebbe annusare il profumo che fa un piatto cucinato con amore. Allora, poi, guardate, com'è semplice, ditemi un po' la vostra, è semplice farlo col tarocchino, è più semplice di farli così, no? Perché io non vedo, così non mi piacciono perché vengono lisci, no? Invece così, col tarocchino, sono tutti arricciati. Infatti, il mio metodo è questo. Olè! Allora, io direi che ci siamo. Vi faccio vedere, ditemi la vostra, che il pomodorino poi se è troppo cotto non è che sia, cioè a me piace croccante, no? Giusto? Vi piace? Quindi, trofie di pasta fresca con olio soffritto con cipolla di Tropea affettata, speck dell'Alto Adige, IGP, poi zucchine, ne ho messe tre, sì, e pomodorini, piccadilli ho preso io, quindi... Io spengo, perché per me va bene così, continuo a fare le mie trofiette e vi aspetto sulle Instagram stories e anche su Tina in cucina, perché vi farò vedere poi il piatto finito, ok? Quindi io vi abbraccio, come sempre, vi saluto tutti uno a uno e vi risponderò e vi aspetto su Tina in Cucina, la pagina Facebook, e do anche il benvenuto ai nuovi arrivati. Sul gruppo di Latina in Cucina, per pubblicare tutte le vostre ricette e tutti i vostri manicaretti, perché anche voi siete bravi, su YouTube e sul sito tinaincucina.it. Quindi un bacio, buona serata e a domani con un'altra buona ricetta. Adesso penserò cosa fare. Possiamo fare anche una cheesecake, che ci sta. Va bene? Una bella cheesecake fresca? Diciamo che con questa cheesecake noi ci auguriamo che esca il sole, così l'estate arrivi presto. Allora, un bacio e a domani! Ciao e grazie. Ciao. Ciao ciao.